Nei prossimi 10 anni in Italia il 40% degli imprenditori dovrà affrontare il tema del passaggio generazionale e attualmente solo il 20% delle imprese arriva alla terza generazione. E allora come gestire questa delicata fase di passaggio che interessa anche 11 milioni di dipendenti? T-Quick TV, benvenuti. Parliamo, come anticipato, di passaggio generazionale. Lo facciamo con il nostro ospite, il dottor Gianandrea. Oberregelsbacher. Partiamo anche da questa pubblicazione, è uscita da poco tempo. Ho visto il sommario, è partito davvero dai tempi più remoti, dal mito, per arrivare ai giorni nostri, ai Kennedy, piuttosto che ad altre storie imprenditoriali proprio moderne. Padri che fanno fuori i figli, figli che fanno fuori i padri. È questo il passaggio generazionale. No, ovviamente no, non dovrebbe essere assolutamente così. Anche se purtroppo, come abbiamo visto nel capitolo iniziale, dove parliamo appunto della storia, di un problema atavico che c'è da sempre, quello del passaggio generazionale, dove spesso i figli litigavano fino anche a uccidersi fra loro. Pensiamo al re Salomone che ha ucciso tutti i fratelli per poter governare da solo. Quindi voglio dire, ripercorriamo 2000 anni di storia fino ai Kennedy, raccontando un po' varie saghe, varie situazioni che sono successe, che però possono far riflettere gli imprenditori sulla difficoltà del passaggio generazionale, proprio perché è un momento dove non c'è un'esperienza specifica, non c'è un'expertise, lo si fa una volta sola normalmente per generazione, quindi non è assolutamente semplice da farsi. Quali sono i numeri? Quante imprese sono interessate da questo problema? Beh, diciamo entro il 2025 si calcola che quasi la metà delle imprese italiane vanno incontro al passaggio generazionale per raggiunti i limiti di età dei genitori che hanno fondato le aziende negli anni 60, 70, 80 e quindi hanno oggi 60, 70, 80 anni, parecchi di questi ancora in sella che gestiscono le aziende. Eredi maschi o eredi femmine? È meglio per un imprenditore avere maschi, avere femmine? Come suddivide il potere in questo caso? Diciamo, gli imprenditori più evoluti non hanno problemi di genere, diciamo, nel chi dovrà seguire l'azienda. Sono gli imprenditori che guardano al merito e quindi se c'è una figlia molto capace, ce ne sono sempre di più, per fortuna nel mercato manageriale italiano, quella è la persona giusta per seguire l'azienda. Tendenzialmente, in una società maschilista come la nostra, il figlio maschio, soprattutto se primogenito, tendenzialmente è sempre Tende una a prendere il certa, potere storicamente, questo è un storicamente. dato che continua a ripetersi. Varie storie anche alla fine del libro, Sì. raccontate esperienze. Che cos'è il paradigma della rana bollita? L'ha Eh incuriosita. sì, questa cosa mi è incuriosita. Diciamo, è un principio di Chomsky che diceva appunto che nelle imprese, laddove ci si abitua a lavorare su paradigmi, magari anche stantii, non ci si accorge di un'azienda che sta magari decadendo nel tempo. E quello che succede ad una rana che viene immersa in una pentola di acqua tiepida, dove ci sta volentieri, non accorgendosi che con il fuoco sotto quest'acqua bollirà e la ucciderà. Quindi sostanzialmente chi sta seduto non si accorge di quanto gli altri vanno veloci, di quali rischi ci sono dietro. Questo è il E quello che paradigma. succede anche ad alcuni padri, che non si accorgono di quello che sta succedendo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti nel libro parliamo di quanto è importante la formazione fin da giovani, Esatto, quanto è soprattutto importante questa molto, cosa. moltissimo, perché è chiaro che nelle famiglie anche numerose dove ci sono 3-4 figli, riuscire a indirizzare i figli laddove ci siano ovviamente il desiderio, la volontà di seguire quegli studi, se no sarebbe comunque una mossa sbagliata, di riuscire a dividere i figli sulle varie aree aziendali in modo da avere l'azienda coperta dal punto di vista familiare con persone preparate, quindi far studiare a 4 persone economia e commercio, per esempio, Non ha molto non ha senso. molto senso, si scontrerebbero in 4 nello stesso ufficio E resterebbero scoperte tendenzialmente, altre aree altre aree invece, no? gestite da magari da dipendenti, da manager, eccetera. Quindi ecco, anche la scelta dell'università giusta, nel libro pubblichiamo la classifica delle università italiane e mondiali aggiornate al 2016, quindi la scelta di far studiare per esempio i ragazzi all'estero, una scelta molto consigliabile, non solo perché sono le migliori università al mondo, soprattutto quelle americane, inglesi e nel Far East, Singapore, eccetera, ma anche perché aprire la mente anche dal punto di vista culturale, quindi aprirsi al nuovo, imparare molto bene l'inglese, essendoci forzati, dovendo vivere lì.
ma anche conoscendo culture diverse, quindi aprendo la mente, non rimanendo nella propria città o qui vicino per studiare. Cosa deve fare un padre e cosa deve fare un figlio in questo caso? Dunque, la ricetta ideale? La ricetta ideale, sì. Allora, la ricetta ideale non c'è, nel senso che ci sono ovviamente tutta una serie di buone azioni da fare, ma dipende da quanti figli ci sono, le varie specializzazioni, quanto è grande l'azienda, eccetera, eccetera. Diciamo che tendenzialmente, oltre a un giusto e equilibrato percorso di studi per tutti i componenti del futuro passaggio generazionale, ci vuole da parte del padre una predisposizione a mettersi in gioco, a iniziare a non comandare più come prima, facendo entrare i figli gratuitamente in azienda. Sarebbe tra l'altro l'ideale che i figli facessero un'esperienza fuori dall'azienda prima di entrare nell'azienda che sarà per tutta la loro vita. Questo è l'ideale, perché lavorare sotto padrone, non subito sotto il papà o la mamma, è la situazione ideale per capire anche le logiche comportamentali per come gestire i rapporti con i dipendenti in futuro. La cosa poi ideale sarebbe entrare e fare qualche settimana in ogni reparto dell'azienda, come ha fatto il papà quando ha fondato l'azienda, che ha conosciuto. Ha dovuto seguire un po' tutti gli aspetti, no? Ha dovuto seguire tutto, eccetera, eccetera, quindi riuscire a respirare, a conoscere bene tutti per nome e cognome, capire le forze in campo, e sui ragazzi più giovani, più in gamma, che hanno fatto anche università importanti, master, eccetera, riuscire a capire come certe persone possono dare ulteriore valore all'azienda e magari non solo quello che stanno facendo. C'è un vecchio detto, no? Che per comandare bisogna saper fare, quindi probabilmente riportato poi alla dimensione aziendale sicuramente è valido. Se invece i figli non ci sono o non sono in grado, che cosa fare? Sì, ci sono molti casi, c'è una case history molto carina proprio qui a Vicenza di due sacerdoti che hanno ereditato l'azienda e che ovviamente non erano interessati a gestirla. E quindi diciamo che ci sono diverse soluzioni, perché ci sono anche figli, spesso ci sono i figli ma vogliono fare dell'altro. Abbiamo un'azienda metalmeccanica veronese dove le due figlie, una voleva fare l'artista, l'altra voleva fare la modella, quindi l'azienda metalmeccanica non si vede. Possono anche non essere portate per quella cosa. Esatto. E quindi ci sono diverse soluzioni. Una diciamo è quella di vendere l'azienda al miglior offerente, è assolutamente una possibilità. L'altra è quella di far gestire l'azienda da manager che poi nel CDA raccontano all'imprenditore e ai figli quello che sta succedendo e quindi possono partecipare come soci. Il manager come può aiutare il passaggio generazionale? Dunque, il periodo di passaggio generazionale è importantissimo, e il manager fa un po' una funzione da ponte tra la nuova generazione e il papà. Il papà che tendenzialmente continua a fare il padrone e lascia poco spazio ai figli, soprattutto gli imprenditori un po' più illuminati che pensano di durare tutta la vita, quando la vita comunque ha un tempo limitato. Certo. E quindi non cederebbero mai lo scettro. E quindi il manager si mette, fa da ponte, quindi trattiene un attimino il vecchio imprenditore su alcune cose, fa crescere il ragazzo giovane su altre, lo aiuta in alcuni progetti che possono dimostrare le sue capacità al padre, in modo da creare fiducia nel ragazzo e fiducia anche da parte del padre nel ragazzo, potendo lasciare pian piano sempre più deleghe. Però lei rappresenta anche Studio Temporary Manager, sì. È specializzato in questo tipo di attività? Sì, lo Studio Temporary Manager lavora da molti anni, è il secondo studio in Italia per fatturato e numero di missioni svolte. Ci occupiamo moltissimo di passaggio generazionale, perché in quasi tutte le aziende in cui entriamo, oggi abbiamo circa una quindicina di missioni con 25 manager impiegati, e ci troviamo quasi sempre in situazioni dove ci sono passaggi generazionali o da farsi o già iniziati male, e quindi da correggere e da gestire. Quindi è una problematica che ci troviamo quasi sempre in tutte le aziende. Ci siamo quindi specializzati su questo, abbiamo scritto il libro con gli altri due miei soci dello studio, Federico Ferrarini e Marco Bazzerla, e con i soci di Leading, gli associati di Leading Network, che è l'associazione italiana di Temporary Manager. Quindi è un libro scritto a più mani, con più esperienze, con una moltiplicazione del sapere e di quello che è successo. Ci sono infatti 15 case history con tanti casi dentro, che permettono di affrontare bene il tema. Lo studio si è specializzato su questo e quindi entra all'interno delle aziende aiutando gli imprenditori con tutte le varie soluzioni possibili, perché ci sono anche tutta una serie di possibilità con dei fondi familiari. C'è un sito anche?
Abbiamo un sito che è www.passaggiogeneranazionale.info, dove ci sono tutta una serie di approfondimenti che arrivano proprio dal libro. E siamo a disposizione ovviamente dei clienti che abbiano questo problema e che vogliono confrontarsi sul come gestirlo al meglio. E vorrei chiudere con una frase che mi era piaciuta: le aspettative eccessive raramente fanno il bene dei figli. Sì, è molto importante, capire le tendenze, i desideri dei figli, in modo da non avere aspettative esagerate su ragazzi che per esempio non vogliono prendersi responsabilità. Se vuoi fare l'imprenditore, se dovrai seguire e gestire l'azienda, per forza di cose devi essere pronto per altre responsabilità importanti. Quindi non frustrarlo con incarichi sbagliati, scorretti, è molto importante. Meglio avere un manager che dà una mano in azienda a fare le cose che il figlio non vuole fare e far dare il meglio al ragazzo con le cose che gli piacciono di più, tipo la creatività, il marketing o altre cose. Ultimissima cosa, una storia di passaggio generazionale ben riuscito che potrebbe essere ad esempio? Beh, ne abbiamo diversi, diciamo c'è stato un caso molto bello dove c'era un figlio maschio e una femmina, dove entrambi erano molto capaci ed era già chiaro che lei avrebbe gestito più la parte finanza e il fratello invece più la parte commerciale. C'erano però litigi forti perché non riuscivano a parlarsi, non aiutati anche dall'ambiente familiare, diciamo molto spesso la mamma da remoto, da casa, soprattutto se ha lavorato in azienda, ha qualche influenza, dirige o comunque... A volte intervengono anche i partner, esatto, no, forse. Esatto, influenze importanti. In questo caso la madre aveva un'influenza molto importante, figlio maschio primogenito, invece la figlia era assolutamente all'altezza e quindi riuscendo a parlare bene con tutta la famiglia, madre compresa, siamo riusciti a dividere le responsabilità dei figli nei diversi ambiti e quindi a creare una pax familiare che adesso di un'azienda che sta andando benissimo, che ha ritrovato anche serenità familiare, non solo in azienda. Molto spesso i problemi dell'azienda si portano a casa e viceversa, certo. E ci sono situazioni anche molto, molto conflittuali. Benissimo, grazie per queste utilissime informazioni e grazie per essere stato con grazie noi. In bocca al lupo per tutti questi passaggi che dovrete seguire per tutte le aziende che li devono affrontare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie.